choice and we cannot change it. Nothing more than just the sky. Guided only by your voice, slowly fading. Abbinare metalli preziosi e vetro di Murano certificato, ed è quello che voi fate anche inserendo colori e design innovativi. Sì, abbiamo cercato di prendere le due eccellenze del Veneto, quindi gli orafi vicentini e i maestri artigiani di Venezia, e creare dei gioielli particolari, tutti certificati Made in Italy dalla Camera di Commercio di Vicenza e da Promindustria. Abbiamo poi cercato di studiare nuovi colori con dei maestri artigiani che producono in esclusiva per noi delle canne di vetro con delle caratteristiche uniche. Poi abbiamo inserito delle foglie d'oro a 24 carati oppure argento per impreziosire ancora di più il vetro di Murano. Da lì è nato anche il nome della nostra collezione, che è Veneziaurum, usando il nostro latino che significa l'oro di Venezia. Una volta l'oro di Venezia era considerato le famose perle veneziane, che venivano usate anche come merce di scambio per il pagamento. E quindi ecco che abbiamo unito tutte queste cose preziose per fare un gioiello, diciamo, originale, che non sia solo classico, ma che rispecchi anche un po' le tendenze del momento, studiando quindi i colori, le forme e aggiornandole di volta in volta. Abbiamo poi utilizzato il canale di Amazon, usando il sito di Handmade, proprio per dare ancora più risalto al fatto che è tutto fatto a mano, è tutto fatto in Italia, e chi acquista il nostro prodotto riceve anche una garanzia proprio di questa esclusività. Parlare di tecnologie, abbinandole però ad una grandissima necessità artigianale come quella degli soffiatori del vetro di Murano, è possibile? Sì, è possibile, soprattutto combinare dei colori diversi. Adesso, anche quando è andata in vigore la normativa che proibiva certi usi di materiali, si è dovuto studiare delle nuove tecniche per far diventare, per esempio, rosso il vetro senza usare materiale che prima era considerato dannoso ma si poteva usare. E poi la tecnologia ci aiuta tantissimo anche col vetro di Murano, perché mentre una volta, per esempio, le temperature erano fatte un po' ad occhio e croce, adesso si cerca di fare un prodotto che sia abbastanza uno simile all'altro. Sono tutti diversi perché sono fatti a mano, ma si cerca anche di essere abbastanza precisi, mentre prima nell'artigianalità, per esempio, una perla veniva 10x15, varie misure. Adesso si cerca, proprio con l'aiuto della tecnologia, di fare anche misure standardizzate. Cosa chiede il mercato in questo momento? Chiede soprattutto esclusività. Chiede un prodotto che sia bello, facile da indossare, che non richieda un tempo, una festa, piuttosto che tutto il giorno. E quindi noi cerchiamo di interpretare il gusto femminile. Mia moglie e mia figlia seguono molto i mercati, le tendenze, i trend, e poi riescono a creare dei gioielli che poi i nostri artigiani orafi, diciamo, replicano dal modello che noi costruiamo per loro.